Al via il Diorama Festival Primavera-Estate 2022 il 30 e il 31 luglio a Pescara, un percorso itinerante gratuito di arte e musica per riscoprire i luoghi più suggestivi d'Abruzzo. È un vero e proprio festival che mira a scoprire le bellezze del territorio, in questo caso le bellezze della nostra città, Pescara, unendo la scoperta della bellezza della città all'arte, alla cultura, al gusto e al benessere. Abbiamo già iniziato questo festival con la che c'è stata all'Aurum qualche mese fa, ma ci sarà il 30 e il 31 una fase importantissima, perché al Colle del Telegrafo ci sarà proprio questa kermesse che metterà in evidenza uno dei posti più belli della nostra città, appunto il Colle del Telegrafo, unito a arte, cultura e benessere. Quindi tutti i ragazzi sono invitati a questo evento che si terrà sabato e domenica. Ci saranno una serie di servizi correlati come il bus navetta, proprio per garantire la maggiore sicurezza possibile, e tantissime altre sorprese che poi potremo trovare in loco. Il nome del festival, legato ad una rappresentazione paesaggistica o architettonica in scala ridotta che veniva esposta nei musei, a indicare insomma qualcosa di prezioso. Attività principali di Diorama Festival al Colle del Telegrafo sono senz'altro la mostra di Alessandro Cipollone, in arte Cipollombre, con la sua mostra Mondo Onirico su Pescara e l'Abruzzo, mentre sabato 30 abbiamo Davide Shorty, che l'anno scorso ha fatto Sanremo nell'edizione 2021, e domenica 31 DJ Sciocca con Mad Buddy al microfono. E siccome siamo in Abruzzo non manca il food. Naturalmente, con il nostro partner il Caffè 76 abbiamo pensato ad una serie di piatti che potessero raccontare la nostra regione, quindi da pepinone ove, le polpette, le panzanella, ecco, insomma, ci siamo pronti.